Questo succede perché le emozioni negative sono degli indicatori e ti danno delle indicazioni perfette, precise riguardo a due cose in maniera particolare. La prima indicazione che ti danno è che la parte più profonda di te non è d'accordo con ciò che tu stai pensando a livello cosciente in quel momento. Per esempio, la parte più profonda di te crede che tu vali. Se tu pensi, non valgo nulla, non valgo nulla, faccio schifo. Pam, appena lo pensi, provi delle sensazioni negative, perché ti stanno ad indicare che c'è una discordanza tra ciò che tu stai pensando a livello cosciente e ciò che pensa la parte più profonda di te riguardo a quell'argomento. Oppure, ti faccio un altro esempio, la parte più profonda di te crede che tu puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Se tu pensi, non ce la farò mai, è troppo difficile, io sono troppo vecchio, sono troppo giovane per farcela. Appena lo pensi, provi delle emozioni negative, perché ti stanno ad indicare che c'è ancora una volta una discordanza tra ciò che pensa la parte più profonda di te e ciò che tu stai pensando in quel momento coscientemente. Oppure faccio un altro esempio, la parte più profonda di te crede che tu meriti di essere felice. Se tu pensi, non mi merito nulla, perché accade tutto a me, la vita è ingiusta e cose simili. Quando lo pensi, provi delle emozioni negative che ti stanno ad indicare che c'è una discordanza tra ciò che pensi coscientemente e ciò che pensa la parte più profonda di te. E questa informazione è estremamente importante per vincere degli autosabotaggi. E tra un po' ti spiego a livello pratico cosa devi fare per applicare concretamente questa informazione. Però la seconda informazione che ti danno le emozioni negative è legata al fatto che se fai delle azioni mosso da sensazioni negative, queste non ti possono portare i risultati che desideri. E questa è una regola psicologica ed è una regola pratica. Qualunque azione nasca da un'emozione negativa, questa non ti può portare i risultati che tu desideri raggiungere. Per esempio, una persona è single da 10 anni, prende e scrive un messaggio mosso dalla paura di non trovare il partner adatto. Scrive un messaggio ad una persona aspettandosi determinate reazioni che non avverranno perché la sua azione è mossa da un'emozione negativa. Oppure una persona si misura, si rende conto che magari pesa 10 kg in più, è mosso dalla paura e dice no, e inizia una dieta. La dieta non riuscirà a portarla a termine e non è tanto una questione di dieta in sé, di quale delle tante diete segue, ma è proprio perché la sua azione è mossa da un'emozione negativa. Quando tu fai delle azioni per raggiungere qualunque obiettivo in qualunque area della tua vita, quando fai delle azioni mosso da emozioni negative, queste non ti possono portare i risultati che tu desideri. E le emozioni quindi le puoi paragonare ad un sistema GPS, per esempio dell'auto. Tu imposti la destinazione, il GPS ti dice gira a destra, fra 100 metri gira a sinistra, stai andando bene, la direzione è corretta oppure è sbagliata. Le emozioni per quanto riguardano gli autosabotaggi fanno la stessa cosa. Quando tu pensi al tuo obiettivo e provi subito delle emozioni negative, è come il sistema del GPS che ti sta dicendo calma perché stai sbagliando strada, cambia rotta. Se tu invece pensi al tuo obiettivo e provi delle belle sensazioni, vuol dire che quando farai delle azioni, queste ti porteranno dei risultati. Da questo punto di vista, le emozioni ti indicano se saranno presenti degli autosabotaggi oppure no. Quando tu pensi al tuo obiettivo e non provi nessuna emozione negativa e fai delle azioni con costanza, queste azioni ti portano risultati. Quando tu pensi al tuo obiettivo e provi delle emozioni negative, e fai delle azioni, queste azioni non possono portarti dove tu vuoi arrivare. E per quanto riguarda gli autosabotaggi, proprio la base, la prima cosa da capire è che la tua parte cosciente dice di voler raggiungere quell'obiettivo, ma tu, con il 95% di te, non vuoi raggiungere quell'obiettivo. Non bisogna prendersi in giro, bisogna capire che a livello cosciente vogliamo ottenere un risultato, ma a livello inconscio faremmo di tutto pur di non raggiungerlo. E questa è una cosa importante, bisogna essere sinceri con se stessi. E tra una qualunque battaglia che c'è tra la parte cosciente, che è un 5%, e la tua parte inconscia, che è un 95%,
a vincere sempre la parte inconscia. Ecco perché è importante essere sinceri e capire che se un risultato non lo stiamo ottenendo a livello inconscio, noi non lo vogliamo raggiungere, anche se poi a livello cosciente ci ripetiamo: sì, lo voglio raggiungere, sono disposta a fare tutto pur di farcela, però non è così. Una persona magari viene da me e mi dice: quali libri mi consigli per migliorare? Dice: guarda, in un anno leggiti 5 libri, ti dico quali sono. Passa un anno, gli chiedi: hai letto questi 5 libri? No. Ma tu non eri quello che voleva crescere, migliorare, fare questo, fare quell'altro? Eh sì, però non ha avuto tempo. Non ha avuto tempo in un anno per leggere 5 libri. Questo è un autosabotaggio, perché a livello inconscio quel risultato non lo vuole ottenere. Ok? Ti faccio degli esempi. Una persona dice: voglio guadagnare 1000 euro in più al mese. Questo lo vuole a livello cosciente. Poi a livello inconscio non farà nulla per raggiungere quei soldi, perché magari pensa che 1000 euro in più siano troppi, oppure pensa di non meritarselo, o ancora pensa che lo renderanno una persona cattiva o cose simili, e non farà tutto ciò che è in suo potere fare, perché gli autosabotaggi nascondono sempre un beneficio secondario. Quella persona crea quell'autosabotaggio perché a livello inconscio c'è un beneficio nel non raggiungere quell'obiettivo. È come se la parte inconscia dicesse: preferisco non raggiungere questo obiettivo, preferisco soffrire, piuttosto che invece raggiungere quell'obiettivo, perché so che mi porterà più dolore, mi porterà più sofferenza, o per qualunque altro motivo, ma sicuramente ci è collegata un'emozione negativa al raggiungimento del nostro obiettivo. E noi possiamo intervenire coscientemente per fare in modo che alla parte inconscia passi il messaggio: guarda che raggiungere questo obiettivo è una cosa sana per me, va benissimo, aiutami a raggiungerlo. Questo lo si può fare, tra un po' ti spiego come, però è importante capire qual è il punto di partenza. E il punto di partenza è questo: a livello cosciente dico di voler raggiungere una cosa, a livello inconscio io non voglio minimamente ottenere quel risultato. In definitiva, bisogna riuscire a fare questa cosa qua. Bisogna pensare in maniera corretta al nostro obiettivo e poi bisogna fare una dose massiccia di azioni ogni singolo giorno per raggiungerlo. Vuoi diventare uno scrittore? Ottimo, il libro lo devi scrivere. Non lo scriverà l'universo, lo devi scrivere. Devi metterti là e scriverlo. Vuoi avere il fisico definito e scolpito? Devi allenarti. Ogni singolo giorno, ogni singola settimana, ogni singolo mese devi allenarti. Non apparirà il fisico definito così per caso. È frutto di impegno, sacrificio, costanza, eccetera. Quindi da una parte servono le azioni concrete e reali, perché tante persone questa cosa non l'hanno capita. Quindi all'esterno bisogna agire e bisogna fare anche tante azioni a livello esterno. E a livello interno però bisogna imparare a pensare in maniera corretta e a notare le proprie emozioni, perché ti danno delle indicazioni fondamentali per quanto riguarda gli autosabotaggi. Ti dicono proprio se tu raggiungerai, facendo una determinata azione, dei risultati oppure no. E questa è l'informazione più importante, perché se tu fai sempre delle azioni mosso da emozioni positive, queste ti portano risultati, altrimenti no. Ok? Quindi bisogna unire queste due cose. A livello esterno fare tante azioni, azioni reali e concrete. A livello interiore pensare in maniera corretta e provare le emozioni corrette che ci servono per raggiungere un determinato obiettivo.